4 giugno 1911. A 50 anni dall'Unità d'Italia, Vittorio Emanuele III inaugura a Roma il Vittoriano, il monumento alla memoria del re Vittorio Emanuele II, padre della patria. La celebrazione si svolge anche se l'opera, iniziata nel 1885, non è ancora completata. Verrà infatti portata a termine solo nel 1935. Dopo la Prima Guerra Mondiale diventa anche l'altare della patria, custode della salma del Milite Ignoto, che ricorda i soldati caduti. Durante il regime fascista, ospita le cerimonie militari e fa da sfondo a Mussolini che parla da Palazzo Venezia. Nel 1969, il Vittoriano viene chiuso dopo l'esplosione di un ordigno. Conosce una nuova rinascita grazie al presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e ad un restauro, cui segue la riapertura al pubblico nel 2000. Oggi è luogo di importanti celebrazioni, come il 25 aprile, il giorno della festa della liberazione dal nazifascismo avvenuta nel 1945.